Oggi su Minecraft siamo andati a testare varie armi da ninja, partendo dalle katane fino addirittura alla balestra ninja, che è tipo qualcosa di OP. Quindi rimanete fino alla fine per scoprire quale tra queste armi è la migliore. Giacomo, fuori, è arrivato un pacco surprise. Eccomi qua, Kinder Surprise. Cosa c'è scritto? Sì, consegna da... c'è il solito tizio che ci consegna le robe tutte segrete dal dark web e... no! Andiamo, c'è un libro con scritto come diventare ninja, quindi chiaramente noi vogliamo divenire. Vuoi divenire un ninja, Simo? Sì, guarda, pum, watata, oddio. Ah, yeah, sì, direi che puoi diventare un ninja. Ciao Gioco, oggi vi farò provare delle armi da ninja. Dovrete craftarle voi con le ricette che sono dietro casa. Firmato, punti interrogativi, come sempre, non so che cacchio sia. Allora, qua vedo che ci sono vari materiali, tra cui tanto ferro, quindi probabilmente... potremmo costruire le katane, mi pare anche abbastanza ovvio. Non so cos'altro, forse gli shuriken, perché mi paiono la cosa più banale. Vabbè, direi di andare appunto dietro la nostra umilissima casa. Infatti qua vedo che sono vari crafting, ce ne sono un bel po'. Guarda qui, salto volante, un ninja! E non è neanche preso danno, sei tipo diventato veramente un ninja. Vabbè, mi raccomando voi ragazzi, iscrivetevi al canale con la campanellina, lasciate il mi piace, tutte quelle solite cose là, un pochettino noiose, che però, cioè, dovete fare... perché sì, prima di iniziare, insomma. Vabbè, direi che adesso possiamo cominciare. Vedo che qua c'è il crafting tipo di lana. Senti, te lo do anche a te, almeno te la puoi craftare anche a te. Allora, se me ne direi di provare a craftare subito il primo oggetto, che è la ninja mask. Direi di indossarla. E è... sì. È strabella, tra l'altro. No, è fighissima, ma non so. Non ci dà neanche l'armatura, però... cioè... fammi vedere, siamo veramente dei ninja ragazzi, scrivete nei commenti da quanto siamo dei ninja, da 1 a 10 perché siamo palesemente dei ninja. E vabbè, la prossima arma invece, che credo sia un'arma perché sai, sono due spade, quindi sì. Uno stick, e abbiamo bisogno di spade in ferro, quindi per fare due spade in ferro Minecraft ci insegna che ci tocca far così. Senti, ti do anche a te del ferro, fai tutto quello che devi fare, non mi interessa. Degli stick li hai? Ah giusto, tieni. E andiamo a fare così, così. Cioè, scelgo una view. La ninja katana, che mi dà effetto di speed 2 e resistance. Ah, tra l'altro, qua è vero, ho visto una cassa. E ci sono dei mob. Che magari possiamo andare a provare. Anche se io ho paura che moriremo male senza armor. Però, comunque, la nostra spada... Eh sì. Devo dire che è veramente forte, Simone. Allora, provala te. Vediamo come te la cavi con la katana da ninja. Fortissimo. Ninja! Ma se OP sei veramente un ninja. Simone, ce l'hai del cibo? Che ho bisogno di cibo? Mi sa che è in casa, per favore, va la prendo. Adesso sono più ninja? Sì, vai in casa a prendermi del cibo, per favore. Vado con sì. Madonna da ninja. E comunque fa pure tipo delle particelle tutte bellissime, ragazzi, veramente fighissimi. Questi video mi stanno piacendo un sacco da registrare, perché stiano piacendo pure a voi da guardare. Allora, il prossimo oggetto vedo che ha bisogno di una spada e due pezzi di ferro. Quindi andiamo subito a craftiare il nostro spaduncino. Ecco qua. Poi abbiamo bisogno di uno stick, una spada. Grazie mille questo. E ci crea il ninja sai. Il ninja sai che ci dà resistance 3. Quanto danno fa? Scusa, non me lo dice. Cioè ci dà resistance 3, però non so quanto danno fa. Cioè OP, perché cioè resistance 3. Ti scuso che grazie per il cibo. Me lo faccio anch'io. Grazie. Tieni, senti, tiro un po' di roba ora, così dopo non mi scassi più praticamente. Ok, quindi veramente forte. Adesso lo provi anche te. Proviamo magari contro qualche altro mob. Io direi di andare a provare quest'arma contro il mega ragnone. Ma fa pochissimo danno. E invece senza? E senza mi fa tantissimo danno. Perché, oddio, quanto danno mi fa. Perché chiaramente abbiamo resistance 3. Anche se potrei mettere un pochettino più di questi e pam, andarli a... oddio, sto per morire. Se non muori. Aspetta, spadona. Sto per morire. Sono morto. Vabbè, direi che per il momento è molto veramente OP quest'arma. Simone, per il momento qual è l'oggetto preferito tuo? La katanona, la spadona, mascheriglia? Spadona. Oh, ok. Allora, direi di passare all'altro oggetto. Che mi non so che cosa potrebbe essere. Quindi andiamo a vedere. Te ne da due, tra l'altro. Che cos'è? E Neji Kunai? E Neji Kunai? Se faccio così, guardami. Nelle doppia mano, che ninja vero. Sì, fammi spawnare la Dread Color. Guardiamo quanti sono forti i ninja kunai. Sono fortissimi. Ma cari, cioè, li posso dire? Fanno un pochettino schifo. Tante volte è meglio la nostra pum pum piccolina. Però sono fighi comunque i kunai. Non sapevo neanche esistessero i kunai.
Ora che ci penso sì, però vabbè, pensavo ci fossero più che altro gli shuriken. Allora direi di andare a provare a craftare invece quella roba lì che serve la catena, che non so come cacchio si faccia, quindi andiamo a vedere come si crafta la chain. Si crafta con un lingozzazzo e un cioè due pepite insomma. Quindi quello, questi qui. E guardiamo che oggetto ci uscirà. I nunchucks. Ah, i nunchucks sono tipo quelli figli, tutti i supremi. Sì, sì. Sì, tra l'altro ho fatto tipo un'animazione tutta bella, tra l'altro. Cioè, ora fermamente. Ah, oddio! Oh! È qualcosa di OP! Sono veramente OP, tipo, in tre colpi mi hai devastato. Allora, siamo dopo che mi hai ucciso con i nunchucks, direi di andare a prendere qualche altro mob. Qua, tra l'altro, cioè, sta il ciclope che non abbiamo mai sconfitto il ciclope perché l'altra volta non c'era. Quindi, spugna. Ma se io tengo. Vero ninja! Ah no, mi sa che non. Ma mi ha montato, tipo. Ti ho ucciso. Ha rotto casa. Ma come? Ci ha rotto casa sto qui. Tanto stai volando. Ma sta rompendo la casa. Mascheriglia. No. Muori. Fai schifo. Dai, no, ma questo qua era il boss finale. Io che cacchio. Ma guarda come ti mangia. Ti mangia lui. Come cacchio si chiamava il ciclope quello là? Di Ulisse. Non mi ricordo come si chiamava. Se volete che sei un acculturato. Ulisse. Nessuno. Sì, il ciclope. No, Ulisse si chiama. Il ciclope, c'ha un nome. Gente, regia, se sapete il nome potete dire. Io lo so, Polifemo. Polifemo. Ah, che scarso, dai Simone, come faccio a non saperlo? Tu come immagini a non saperlo? Vabbè. Passiamo al prossimo oggetto, va? Aspetta. Sì, sì. Intanto io passo al prossimo oggetto. Quanti cacchio me ne dà? 9 di sti robi? In... I big shurikens. Allora aspetta che vado subito a craftarli. È OP il ninja shuriken. Andremo a testare. Magari non più su Polifemo perché ecco sei bravo. Perché sennò va a finire male. Quindi sì. Ah abbiamo anche i tre draghi. Sì, ma da poter spawnare. Fire, Ice and Lightning. Quindi allora aspetta che mi crafto altri puntini interrogativi. E un grande. Vai, craftateni. Tipo tantissimi. Non troppi perché comunque abbiamo bisogno dei materiali comunque per le cose di dopo, però... Però wait, guarda come costruisco bene. Bravo, bravissimo. Ok, quale spawniamo prima? Lightning, Ice o Fire? No, Fire no, perché la casa è proprio boom, boom, boom. Poi, Lightning. Let's spawn... è uscito un Lightning piccolino. Vabbè, andiamo ad uccidere lo stesso. Sì, ma i ninja shurikens fanno cacchio. Oddio. Fanno schifo, se fanno. Mi mamma mia. Oddio. Prendiamo la sua roba. The whore. Cavolo. Guarda quanta roba ci ha dato. Guardiamo quanto è piccola la testa. I feels della Mega Vanilla. Se volete ritornare a Mega Vanilla, lasciate mi piace. Allora, siamo arrivati di procedere con il penultimo oggetto. Che è la camicia. Cioè, voglio dire, roba strana, sì. Quindi andiamo a craftarci questi con i grey dye e con questi due. Wall! Siamo invisible, anche se si vede la maschera del ninja, però siamo invisible per non so quanto tempo, credo 10 secondi. È bellissimo, fai conto? No, è tipo una figata. Secondo me è veramente fighissima questa ninja smoke, perché fai conto tipo una roba del genere. Che dove ne so. Sono? Dimmi dove sono, trovami. Mica ho visto le particelle, no? No, non le viste. Vabbè, però ora non so dove sei. Eccolo qui. Tipo, fai conto, tipo, molto figo, tutto così, pam 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 pam. Tipo così, e poi pam pam pam, pam, di botte. È scomparso. E ora? È scomparito. E ora dove sono, Simo? Muori! Dai! No, è fighissimo, veramente. Vabbè che tira solo invisibili. Ah, però bellissimo. Ah, più 0.8 stun armor. Vabbè, non me ne frega nulla. Comunque, fighissimo anche questo oggetto, Simo. Molto figo. Direi di passare al prossimo. Vedo, si crafta con 3 di ferro. Mi dici il crafting? 3 di ferro, un trap wire al centro. Sì. Poi, le stringhe. Poi, le stringhe ai lati e uno di ferro in basso. Eccola qua. Il ninja crossbow. Mi sa che ho bisogno delle frecce, Simo, quindi a sto punto ti fai così, mi tengo le frecce qui. Guardiamo se è OP. È OP perché tipo spamma. È OP quest'arma.
C'è proprio un omicidio di in terza persona, guarda che figata. A parte che è tipo tutto strano. Ma c'ha tipo il mirino verde. Ma perché ti laser? Giri la testa? Guarda, vedi in terza persona e spara, tipo ti giri tutto strano. No, è sparo. No, si muove fuori, non mi ci... No, muori, vai. Ah, Simo, adesso io direi di provarla con tutte le nostre forze sul Mega Ciclope. Oppure, sì, o sponiamo tipo un drago OP, tipo il drago di fuoco. Vai, andiamo a vedere che Mega Dragon ci esce, perché... Dai, Simone, per favore, basta, per la battaglia tra di noi, non c'è. Sponiamo il Mega Dragon, è piccolino, però comunque molto forte. Dubito che i ninja abbiano tipo una mitragliatrice, perché alla fine questa è... Ma è OP, boom, e lui è morto. E ci dà tutto il suo corpo, robe assurde. Però in spawn una... è minuscolo questo, non fa niente. Aia. Lo ucciderò. L'ho colpito. Ecco, che cacchio, sono morto. Prendi in un Chacons, che... Comunque, molto figo quest'arma, mi raccomando. Iscrivetevi al canale con la campanella, molto importante, eh. E scrivetemi nei commenti qual è la vostra arma preferita. Il gioco si mette tutto, ragazzi. Ciao.